Entriamo dunque subito nel vivo della puntata. Spazio in questa prima parte a Mercedes-Benz Classe G, esponente principale della trazione integrale 4MATIC. Alla prova su strada della settimana, che vede come protagonista la multispazio Ford Tourneo, e a un servizio invece riservato alla gamma GPL di Dacia. A dopo. Mercedes Classe G è una leggenda nel mondo dei fuoristrada da più di 37 anni. La sua longevità è frutto del meticoloso assemblaggio in terra austriaca, precisamente nella cittadina di Graz, sotto le pendici del Monte Schockel, vero e proprio banco di prova per tutta la gamma di Classe G. La Classe G che cos'è? È la nostra fuoristrada, quella dura e pura che abbiamo lanciato dal 1979. Ad oggi la macchina più longeva che esista sul mercato. Perché questo stesso concetto di fuoristrada vero, con il telaio separato, con tre differenziali, tutti e tre bloccabili, è un concetto che abbiamo sviluppato e abbiamo sempre modernizzato in tutti questi anni in cui la macchina è in produzione. Questa macchina costituisce per noi non soltanto il top della tecnologia della trazione integrale, ma costituisce il capostipite, l'elemento fondamentale che ha dato poi origine a tutta la trazione integrale di Mercedes-Benz, che noi chiamiamo 4MATIC, la trazione integrale per tutti. Per celebrare questa icona, Mercedes ha voluto organizzare il G-Class Experience, una grande occasione per testare tutta la nuova gamma, dalla G350D fino alla estrema G65 AMG, nello scenario dell'autodromo di Franciacorta. E mutuando il detto, se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto, lo staff di Mercedes Germania ha assemblato una speciale rampa chiamata Iron Schockel, proprio come il Monte Austriaco, per replicare le pendenze dell'originario banco di prova delle classi G. Si è trattato di vivere un'esperienza mozzafiato su una classe G capace di superare ogni ostacolo utilizzando le ridotte e bloccando i tre differenziali meccanici di cui è dotata, che la trasformano in una specie di tank inarrestabile anche di fronte a pendenze superiori ai 45 gradi. Inoltre, trovandoci in autodromo, è stato possibile provare in pista le super sportive Geländewagen griffate AMG, la G63 da 571 cavalli e 750 Nm di coppia e la G65 con 612 cavalli e 1000 Nm di coppia. Straordinari esempi di longevità, veicoli inarrestabili, con un fascino aristocratico per chi vuole distinguersi senza ostentare.